Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere insieme un video in cui Matt Graham, uno dei massimi esperti americani di tecniche di sopravvivenza primitive, spiega come accendere il fuoco per frizione con la tecnica dell'hand drill o trapano a mano. Farò per voi la traduzione del video di Matt, spiegherò un po' cosa sta facendo per quelli che non sono molto pratici di questa roba e aggiungerò qualche commento. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, se questo format vi piace e soprattutto segnalatemi dei video che vi piacerebbe andare a visionare e a commentare insieme. Per il momento ci spariamo Matt Graham, quel gran pezzo d'uomo. Hey everybody, this is Matt Graham. I'm going to show you how to create a fire from scratch in the wild today. And I've got with me a few different plants to do that, which Questo è I've un gathered mostro, raga. all right here within maybe 50-yard radius. So now. Ok, ovviamente si presenta, dice sono Matt Graham e vi farò vedere come si accende il fuoco per frizione da zero nella natura. E, per fare questo ha preso tutti i materiali, pezzi di legno reperiti sul posto nel raggio di 50 yard, che adesso in metri non so quante sono, rispetto a dove si trova lui. Not very far at all, and we're gonna Non start molto off with lontano. two components for the hand drill, which is yucca, and the hearth board, which is also yucca. Now, this was from last. Allora, il set per l'accensione del fuoco col trapano a mano si compone di due pezzi: il trapano, che è quello che si fa girare, e la base, che è praticamente il pezzo di legno dove c'è il foro, dove il trapano va a girare e si produce la frizione. Lo vedremo meglio dopo. Lui ha preso per entrambi questi pezzi del set, ha preso due pezzi di yucca. La yucca è una pianta che da noi si utilizza a scopo ornamentale, è quella che fa quella specie di tronchetti con i pennacchi in cima, delle foglie molto lunghe, molto appuntite. E lui vive, credo, nello Utah, e nel deserto dello Utah probabilmente questo tipo di pianta è autoctona, quindi si trova in natura, in giro per il deserto. Here's dead growth, and you can see the color difference. It's kind of a white color, and that's ideally what you want. I was having trouble finding a large one, so for the board, I had to go with 2 years old growth, which is going to be a little bit soft, but we'll see what it does. I think it'll. Ok, allora, il pezzo che ha preso per fare il trapano è uno stelo di yucca vecchio di un anno, quindi dell'anno precedente, e questo si può capire per il fatto che ha un colore bianco, ed è esattamente l'ideale, esattamente il grado di stagionatura che a lui serve, cioè un pezzetto che sta lì a seccare da un anno. Mentre per quanto riguarda la base, siccome per fare la base serve un pezzo di legno un pochettino più largo, ha preso un pezzo sempre di yucca, però vecchio di 2 anni, perché ha avuto difficoltà appunto a trovarne uno più grande, quindi ha trovato solo quello lì che è vecchio di 2 anni, e non è proprio l'ideale perché è un po' troppo morbido. Però dovrebbe funzionare lo stesso, quindi l'ha preso, anche perché non c'era nient'altro, quindi si è arrangiato con quello che ha trovato. Adesso passiamo al Tinder Nest, quindi al nido, nel quale lui andrà a mettere la brace che otterrà con la frizione, e ha preso due tipi di materiale: corteccia di juniper e corteccia di sagebrush. Ora, il juniper dovrebbe essere il ginepro. Il sagebrush non so di preciso che cos'è, comunque sono delle cortecce molto soffici. Couple pieces of both. This is sagebrush bark. You can see it's very light. It goes up very nicely.
Quella, il sagebrush è molto leggera la corteccia. Per fare il nido serve del materiale molto fino, molto soffice, molto leggero, in modo che riesca ad intrappolare aria e riesca a prendere fuoco facilmente una volta messa la brace all'interno. Quindi And juniper sagebrush bark, which is also very nice. I would say e they're very juniper. comparable between the two. It's harder to collect sagebrush in this area, but it does light a little bit faster. Ok, sono tutte e due buone, sia quella del juniper che quella del sagebrush. Il sagebrush prende fuoco più facilmente perché è più soffice rispetto al juniper, però è difficile trovarla nell'area in cui si trova, quindi ha preso un po' e un po', diciamo, ha preso tutte e due le cortecce. So let's start out with making the hand drill. So pretty simple. What you want to do is Quindi ora take the comincio a string section. preparare Now, because let's say this is il a survival trapano. situation where you want to optimize the length, everything out of this, I'm going to look for a section that's fairly straight through there. Quindi prende il suo stelo e cerca di trovare una sezione di questo stelo che sia il più dritta possibile, in modo che il suo trapano venga dritto, perché altrimenti poi quando si va a ruotare, se ha anche una leggera curvatura, diventa difficile farlo ruotare. Quindi lui cerca di, ha questo ramo molto lungo, cerca di prendere il segmento più dritto che trova. See, it's got a bend, and there is ways to straighten that out, but for now, I'm just gonna make the fire on the spot with what I have. Ovviamente dice che non è proprio drittissimo quel pezzo. Però non gli importa perché cercherà di fare il fuoco arrangiandosi con quello che ha a disposizione. When you cut these ends, you want to be very careful to not just snap it off because if you get a point where you get a fray on there or a split, it can actually go down the whole spindle as you're bowing it. I want to clean up all these little notes here. Ok. E ha detto semplicemente di fare attenzione quando si taglia, quando si accorcia lo spindle, perché quando si va a tagliare con il coltello, essendo abbastanza fragile, se non si fa attenzione si può andare a fondo con il coltello e praticamente aprire a metà il pezzo di legno per l'intera lunghezza, perché essendo yucca non è proprio legno, è uno stelo che si è seccato, quindi è abbastanza morbido. Ora lo sistema, lo ripulisce tutto e leva tutti quanti i nodi perché il trapano deve venire bello liscio. Now, a lot of times I'll go kind of at a right angle. What that does is that gets like the shiny bits of sheen off this, and it makes a little bit more grippy on the hand since we're doing a hand drill today. Allora, non è che capisco proprio esattamente tutto quanto parola per parola, però comunque sia sta dicendo che lavorando con il coltello cerca di, appunto, di rendere liscio, di rendere liscia tutta quanta la superficie del trapano, e di dargli comunque una finitura che sia abbastanza grippante, cioè che faccia grip sulle mani, in modo che non scivoli quando si va a fare questo lavoro. That top section, you want to make sure there's no hard nodes on your hands right there. Bisogna assicurarsi che non rimangano nodi che poi potrebbero ferire le mani quando si va a maneggiare lo spindle, il trapano.
that sheen off once again there. Okay, and then that's a hand rule right there. You know, it's not straight. There is ways I could straighten it out even without fire. I could actually rub it on a log, creating enough heat to get a little bit of straightness, but I think it's gonna work. I'm just gonna go with what I have right now. E sta dicendo che non è proprio drittissimo il trapano, e che esistono dei modi in cui lui potrebbe raddrizzarlo senza utilizzare il fuoco. Ad esempio, potrebbe strofinarlo su una pietra e scaldarlo quel tanto che, e produrre quel tanto calore che basta per raddrizzare il bastoncino. Però non è necessario, perché adesso preferisce arrangiarsi con quello che ha, e comunque pensa che non ci sarà problema, che funzionerà lo stesso. And now for the board, I want to find I'll probably use this bottom section because it is a little bit bigger. You don't want to get too close to the bottom though, because it is pithy down there. So adesso è passato a preparare la base. Quindi il trapano è completato, adesso si occupa della base, quindi del pezzo di yucca, quello più grande, e anche qui deve ricavare una sezione dal pezzo lungo che ha, e va a prendere quella più vicina alla base perché è più larga, perché gli serve un pezzo un po' più largo, però non troppo vicino alla base, perché il legno è marcio, quindi è troppo soffice, mentre a lui serve del legno comunque secco, ma che non sia troppo morbido, che abbia una certa consistenza. Kind of a balance, so I'll probably be right up in that area. È morbidissimo sto legno, si sente dal rumore che fa il coltello quando taglia. È un legno molto morbido. Ok, ho trovato la sezione che secondo lui funzionerà molto bene. Mi piace molto questo concetto che vuole trasmettere, di arrangiarsi con quello che si trova. Ho letto tante cose in giro riguardo le tecniche a frizione, e in particolare l'hand drill, che sono tecniche abbastanza complicate e tecniche molto ambite tra gli appassionati di sopravvivenza. Però ben pochi ci riescono, e spesso ho sentito dire che comunque in Italia, alle nostre latitudini, non ci sono i legni adatti per mettere in pratica questo tipo di tecnica. Secondo me questo non è vero, nel senso che il legno adatto si trova, bisogna solamente cercarlo, bisogna uscire fuori, andare in natura e aguzzare la vista e vedere un po' se si trova qualche cosa che può andare bene, e fare delle prove. Ed è esattamente quello che sta facendo lui. È uscito, si è fatto un giretto, ha trovato quella roba lì, ha detto non è proprio l'ideale, però vediamo se funziona. E secondo me questo è l'atteggiamento migliore per provare queste, per imparare queste tecniche, cioè togliersi dalla testa l'idea di ottenere il risultato immediatamente, perché sono tecniche difficili che richiedono tanto impegno, tanta pratica, ma prenderle come un qualcosa di piacevole, di rilassante. Esco, mi vado a fare una passeggiata nel bosco, mi guardo intorno e cerco di trovare qualcosa che può andare bene. Vabbè, la pianto, se no qua il video dura non si sa quanto. Riprendiamo. Yeah, since I'm on the sand, I'll take some of the softer sand down just a little bit. Quindi adesso ripulisce un attimo dalla sabbia il punto
dove si appoggia in modo da togliere la sabbia più soffice e da avere un fondo abbastanza compatto su cui appoggiarsi. Il kit è pronto, adesso ci occupiamo del nido. So I'm going to start with a strip of juniper here. And I'm going to wrap it around in a way that creates a little bit of a bird nest. So coming around here with a full circle. And then I'm going to tuck it in there to create a little bit of a pocket. Quindi ha preso la corteccia del juniper, che è quella un po' più dura, e ha cominciato ad arrotolarla su se stessa, ripiegando le parti in eccesso all'interno, per creare, lui dice, un po' una pocket, cioè una tasca. Quindi sta creando un contenitore che poi gli servirà per mettere Yeah, so all'interno la that's a brace another little dip che there. produrrà con la See now frizione. it's formed a nice little pocket. That's not a nest on its own, but I'm gonna fill it with this fluffier sagebrush bark. Ora prende la corteccia del sagebrush, che è più morbida, e la mette dentro. Beautiful day today. Can't believe it's mid-March and got t-shirt weather out here. Almost to 7,000 feet too. Dice che è una bellissima giornata e che è Alright, incredibile che a so metà take that jacket marzo si riesce a aside. stare in maglietta a 7000 See piedi there's a di bunch of fluff altitudine, down here. I'll che non so grab quante siano, one of vabbè, di those sacks of pazienza. fluff. So I'm gonna push it into that little pocket that I created. That's gonna hold everything together. And it's important to get a nest fairly tight. I think that's a mistake that beginners sometimes make is they get it a little bit too loose and then the coal kind of falls through the edges. Now, if it's too tight, you're blowing on it for a long time, but that's better than losing the coal. Questa è una cosa molto interessante. Ha detto che il nido deve essere abbastanza compatto. Un errore che fanno spesso i principianti è quello di non preparare bene il nido, cioè di non arrotolare bene le fibre, non incastrarle bene tra di loro, cioè non creare una roba abbastanza coesa, e lasciando le fibre abbastanza larghe, il rischio è che una volta messa la brace all'interno, questa si possa infilare nelle fessure e cadere. E dice che è un errore che molto spesso fanno i principianti. Facendo un nido più compatto, sicuramente bisognerà soffiare più a lungo per far prendere fuoco tutto, per ottenere la fiamma, però è certamente meglio rispetto a far cadere la brace. Now we'll get the pre-starter hole. So what I want to do is just burn a little bit into this. Spit on the hands, it gives a little bit more bite, a little bit more friction onto the board. Ora sta preparando lo starter hole, cioè il buco, questo qua. Ora non lo metterà mai a fuoco. Comunque sta preparando il buco sulla base, che sarà proprio il punto in cui base e piolo si accoppiano, e sarà proprio la sede dove avviene la frizione. E lui fa questa cosa, gliel'ho vista fare anche in altri video. Si sputa sulle mani, perché dice che gli dà più, gli permette di avere più attrito tra le sue mani e il trapano, se ho capito bene. È una cosa che io personalmente non faccio, anzi, mi sembra che comunque bagnandomi le mani sia il contrario, nel senso che il trapano scivoli di più, però che vi devo dire?
Matt Graham. Doing this on the fly like this. Se ho ben capito, eh. So now that I've got a hole burned in there for starters, I'm gonna make a little notch. Adesso prepara la tasca, il buco dove, che sta facendo lui, che ha già fatto, dove avviene la frizione. Adesso si occupa di fare questa tacca a V, che servirà per fare in modo che la brace prodotta dalla frizione fuoriesca e vada a raccogliersi da qualche parte, in un punto dove poi la possiamo tirare via e metterla nel nido. Dice che ama il fuoco. Got a little notch in there. Basically it's like cutting out a little piece of pie all the way almost to center there. I'll come up there so you can see that. Ok. Ce la fa vedere. In pratica come si fa l'attacca? È come se, lui dice, è come se dovessimo tagliare una fetta di torta e il vertice della tacca a V deve trovarsi nel centro del buco. Utilizza un pezzettino di corteccia e lo mette sotto la base per avere un qualcosa per raccogliere la brace. Alright, so take this piece of bark and this just acts like a little plate. Transfer the coal to the nest. Funge da piatto per trasferire la brace all'interno del nido. Da piano, diciamo. Right. Hopefully this is gonna work. I'm honestly a little bit nervous about this hearthboard. Just because it is soft. È un po' nervoso per quanto riguarda la base. Perché è un po' troppo soffice, non è proprio l'ideale, però dovrebbe funzionare. Ora sistema, ha visto che c'è ancora un piccolo nodo sul trapano, quindi lo sistema. Diciamo una preghierina agli dei del fuoco. E vediamo che succede. Now what's happening, I can kind of see the angle of the hearthboard rotating a little bit. You see that stop reposition, because if you just grind in the wrong angle, wrong spot, you're gonna just spin your wheels. Make sure everything's right when you start. It's very important. The other thing I'm seeing too is there's not support under here. So what's gonna happen is if I push down on this drill through this very thin board, it's gonna break. So what I'm doing is I'm analyzing problems that can go wrong even before I start. That's very important. Don't assume it's just gonna work. Make sure it's good. Si è fermato perché si è accorto di due cose che non vanno bene. Innanzitutto la base stava ruotando, infatti se avete visto è andato, si è piegato un pochettino in avanti perché appunto la base ha ruotato, si è spostata, e questo non va bene perché il trapano deve rimanere perfettamente verticale. E un'altra cosa che ha notato è che si era creato uno spazio vuoto al di sotto della base, proprio al di sotto del buco, cioè del punto in cui avviene la frizione, e quindi la base non aveva supporto. Trattandosi di un pezzo di legno secco molto fino, quello che poteva succedere è che spingendo avrebbe potuto rompersi molto facilmente. Quindi adesso sposterà della sabbia per coprire questo vuoto in modo che la base poggi correttamente. E ha detto una cosa secondo me molto importante, che comunque
ho riscontrato anche io facendo i vari esperimenti, è che prima di cominciare ad applicare la tecnica bisogna assicurarsi che tutto sia impostato nella maniera corretta, cioè non dare per scontato che tutto funzionerà correttamente, ma verificare che effettivamente tutto sia preparato per bene e impostato correttamente. Perché non lo dice esplicitamente, ma ve lo dico io, perché è una tecnica che richiede un grosso sforzo. Quindi non è che possiamo dire, ah, ok, mi sono scordato questa cosa, non ha funzionato, adesso ricomincio da capo, lo rifaccio. No, perché una volta, dopo il primo tentativo, avremo già esaurito parecchie energie. E quindi farlo una seconda volta o addirittura una terza è molto difficile. Quindi preparare per bene tutto, assicurarsi che tutto funzioni correttamente in modo che massimizziamo le probabilità di riuscire al primo colpo, perché altrimenti poi diventa molto difficile. Si sistema per bene tutto. Questo è un lavoro di pazienza, raga. Non si può pensare di approcciare alle tecniche primitive con la fretta del risultato. Now, a technique I'm using at the top is called floating. It allows you to get pressure without actually going down the spindle all the time. Sta usando una tecnica che si chiama floating, che è questa qua, che serve per far girare il trapano senza scendere con le mani. Le applica entrambe. Too bad. So Niente male. basically, sorry I didn't talk through that because I was uncertain about this set, but what you're doing is watching. You're watching for that coal to actually start to smolder, then you know you have it. Allora, ci ha messo pochissimo, penso meno di un minuto, e ha detto che non ha parlato mentre lavorava perché era molto concentrato e non era sicuro, aveva qualche dubbio sul set, però è andato tutto bene. E si è fermato perché ha visto che c'era della brace, stava cominciando a fumare in maniera abbastanza importante. Alright, so once you get that smoldering coal, you want to take it and transfer it into the nest. So I'll try to come a little closer here. Quindi prende la brace con tutto il pezzettino di There's corteccia the coal che aveva right there. usato per raccoglierlo Gonna drop it in. e lo mette dentro nel nido. Now once that coal is inside the nest, just relax a little bit, catch your breath, because you're gonna be winded. You should be winded, even if it wasn't a big effort. You're putting in a lot of energy all at once, even if it only takes 30 seconds, which probably was something like that. You can see I'm still catching my breath because you're putting a lot of energy, muscle into that, whether it's a bow drill, hand drill, anything. So now that coal is in there, it's starting to actually spread a little bit through the fibers. So at this point, A questo punto,
una volta che la brace è stata inserita all'interno del nido, ci possiamo rilassare 30 secondi e riprendere fiato, perché probabilmente dopo un lavoro del genere avremo il fiatone, anche lui ha il fiatone, perché è una tecnica che richiede molta energia, molto lavoro muscolare e quindi sicuramente saremo senza fiato a questo punto. Quindi la brace è dentro, al sicuro nel nido, e quindi ci possiamo prendere un attimo per rilassarci e per prendere fiato. Point. What you want to do is just give it a nice gentle blow. If there's a breeze, which I can feel some breeze coming up my back, let that kind of play into there. Let it come along your side into the nest. You can sometimes even hold it up on a super windy day, and you can see it. E adesso quello che bisogna fare è far entrare dell'aria all'interno del nido per alimentare la brace. E sta dicendo che una cosa furba potrebbe essere quella di sfruttare il vento, una leggera brezza che c'è in quel momento. Quindi si posiziona a favore di vento, diciamo, in modo tale che il vento sposti l'aria, faccio entrare l'aria all'interno del nido, e in questo modo non c'è neanche bisogno che lui soffi, insomma, o comunque sia, viene aiutato dal vento. It's already, just by doing that, I was getting a little bit of breath in there. Now the breath is very important. Remember, this is that newborn baby that you're bringing to life. Don't just sit there and blow a big tornado on it. Give it a gentle breeze. Come deve essere il soffio? Gentle breeze, quindi deve essere un soffio delicato. Quando andiamo a soffiare nel nido, deve essere un soffio delicato. Dobbiamo pensare come se ci fosse un neonato, come se il nostro fuoco fosse diciamo un bambino che deve nascere, e non è che ci mettiamo lì a soffiargli contro un tornado, gli diamo un soffio delicato, gentile. As you see it start to smolder more and more, at that point you can pick up the breath, get a little bit more because it's actually rooted, that coal spread out in there. Sta iniziando a fumare parecchio e a quel punto ci possiamo rilassare un pochettino, perché diciamo che ci siamo quasi. That's Ed it. ecco, ed ecco la Now you got a fiamma. fire from here. You got these magical flames, you can stay warm, cook, eat your food, throw on some sticks there, build it up. I hope you enjoy this little tip on building a fire from E scratch quindi out here abbiamo il in fuoco. right near coral pink sand dunes. It's pretty awesome. Abbiamo il fuoco che possiamo utilizzare per riscaldarci, per cucinare e via dicendo. E si trova nel Coral Pink Sand Dunes, si chiama il posto, che credo sia nello Utah. Ragazzi, la mia traduzione non è il massimo, non è proprio letterale perché non sono così bravo con l'inglese. Ed è anche difficile fare una traduzione simultanea, più che altro è difficile ricordarmi tutto quello che dice. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. A me Matt Graham piace tantissimo, è uno dei miei punti di riferimento. Fatemi sapere qui sotto che cosa ve ne pare di questo format, se volete che faccia altri video di questo tipo, e noi ci vediamo alla prossima.